fatto le Color Rocking Diamond stavolta. Cosa stiamo ascoltando? Disco estratto Black Sabbath The Humanizer. Disco con Dio, molto, ma un po' più doom metal tra virgolette. Sì, che poi Dio dopo questi, questo disco qua fece Angry Machine. No, c'era cosa? Strange Highway. Strange Highway, tutti e due, sì, che sono. Strange Highway è metal. È The Humanizer parte 2, infatti. Sì, però più bello Strange Highway per i miei gusti. Sì. Forse, non lo so. Oggi parleremo dei 30 nostri 30 debutti preferiti. Ci sarà ci siamo dimenticati qualcosa. Sì, ma in certi debutti siamo d'accordo, in altri li ho voluti mettere io e altri li ho voluti mettere lui. Ma sono debutti che piacciono a noi, non storici. Cioè, quindi non abbiamo messo roba importante tipo Guns N' Roses. Ne parleremo fra i dischi che ci è stato richiesto, che hanno cambiato un po' le sorti. Esatto, questi qua sono i dischi che nostri debutti preferiti. E anche molte band che amiamo non hanno fatto, secondo il nostro parere, non hanno fatto album storici. Infatti, Saxon, Iron Maiden, Loudness, Iron Maiden, ad esempio, per me è Killers, se dovessi proprio vederlo, ma Iron Maiden 1, e Kiss. Sì, ma i Judas anche. Judas, sì. E poi cos'altro? I Dokken. Ce ne sono di gruppi. Forse ce ne sono di più che non hanno fatto il debutto epico. E quindi alcune band sono anche famose. Altre no. Altre che hanno fatto, che ne so, un piccolo... 15 Minutes of Fame. Sì, esatto. Cioè, hanno fatto due dischi. Abbiamo... Giant. Ci abbiamo diverse band che, insomma... hanno fatto solo uno o due dischi, però secondo me sono dei dischi fantastici. Allora dividiamo l'episodio in tre parti. Adesso partiremo con i un po' più heavy, quindi c'è un po' di thrash, un po' di metal. Tra virgolette, perché cioè, andiamo in ordine alfabetico, altrimenti è un casino. Annihilator, Alice in Hell, è sicuramente il loro disco migliore. Per alcuni è meglio addirittura Never Neverland, ma i pezzi che ci sono qua, Alison Hell, Welcome to Your Death, Wicked Mystic, proprio le cose... pezzi fighi, World Salad, Human Insecticide, questo qua è proprio un grande disco. Alison Hell, ovviamente, Welcome to Your Death, cioè, bello, cioè, figo. E secondo me è proprio il loro disco migliore. Esatto. Poi parliamo, ci alleggeriamo in genere. Un'altra band che... ha fatto due dischi. Però il debut album dei Blue Murders. Grandissimo. Il pezzo Riot. Oppure come si chiama? Valley of the Kings. Valley of the Kings mi piace un casino. Jelly Roll. Ma è tutto bello. Ptolemy. Cioè che... Ptolemy. Che una volta c'era Silvano. Che cazzo vuol dire? Ptolemy. 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 Per cazzo gli egizi. Ptolemy. Ptolemeico. Come cazzo si dice? Beh, questo è un gran bel disco. Però scusa, si vede perché è scritto blu su blu, cazzo. No, è oro su blu. Oro su blu, sì. E poi c'è Jelly Roll. Jelly Roll, gran pezzo. Sex Child. Billy, cioè, bello. Veramente un gran disco. Ovviamente quelli che passiamo a vedere sono tutti straconsigliati. Esatto. E secondo me qua non siamo allora, io non l'avrei messo anche perché non è un gruppo che amo più di tanto. No, però secondo me il primo dei Death Angel rimane secondo me il più figo. Avevano allora, di media 16 anni, innanzitutto. Sì. E una violenza strafiga, il pezzo Thrasher, The Ultraviolence, poi cosa c'era? Mistress of Pain. Quello lì è bello, quello lì mi piace, Mistress of Pain. Poi cosa c'era? Evil Priest, cavolo, Precious Soul, Killers One, gran pezzo. Quello lì era bello, sì. One. Sì, è il più bel disco loro, però non sono un amante di Death Angel, quindi non l'avrei messo. No, a me invece piacciono parecchio i Death Angel. È il trash della mia epoca, insomma, della mia era. Tipo il Creator. Il Creator sono tedeschi. Ora però qua siamo super d'accordo. Allora, non è il suo disco migliore, ma è un gran disco. No, secondo me è il suo disco migliore. Per me è The Last in Line, però. Non è il suo disco migliore, secondo me, è dove canta lui. O nella sua carriera solista? La sua carriera solista? No, secondo me è il migliore. Dio, per me la Still Line è migliore, però cioè, non si può dire niente a questo. C'è Stand Up and Shout, Holy Diver, Gypsy, Caught in the Middle, cos'altro c'è? Rainbow in the Dark, Don't Talk to Strangers, bellissimo. Non c'è un pezzo da buttare via. Tutti classici. Non ci sono fillers, Invisible. All Killers, no fillers. Sì, Invisible anche un gran pezzo. Shame on the night. Ma tutto bello. Cioè questo qua, cioè, se uno, poi anche se uno ascolta heavy metal, non ha sto disco, cioè, non può ascoltare. Inizia a ascoltare Cristina D'Avena. Però anche bella la copertina di quello. Invece, a proposito, questa è una gran copertina,
Però il disco che vedremo adesso è una copertina agghiacciante, però il disco è strafigo. Bonded by Blood, Bonded by Blood degli Exodus. Anche questo ho il Fillers, no Killers. Allora, c'è cioè, l'unica nota che me, mi piace più Z, anche se molti lo odiano. Però Bonded by Blood, Exodus, And then there were none. Strike of the Beast. Strike of the Beast. Beh, Piranha. No Love, Deliver Us to Evil, Metal Command, Arrested in Violence, cioè, spaccano tutti. Cioè, allora, per me il vero gruppo che inventò il thrash sono gli Exodus. Exodus arrivarono in ritardo, purtroppo al contratto discografico, e gli Oris si ripresero in Metallica. Sebbene in Metallica ci stava Kirk Hammett, che era negli Exodus. Però, secondo me... Aspetta. Anche questo, cioè, non c'è un pezzo da buttare via, però io forse preferisco Fabulous Disaster, però è un disco strafigo. Sì, questo. Però sto qua è duro da battere. Eh sì. Come duro da battere sto qua, cioè... Anche questo, non è il mio preferito, allora, ma è un grandissimo allora, disco. In alcuni casi, che poi anche vedremo, non abbiamo contato il primo mini LP, perché i Mercyful Fate esordirono col mini LP che abbiamo di... Come si chiama? Mercyful Fate, alcuni lo chiamano Nuns Have No Fun. Quindi parliamo col primo long playing Belissa, cioè Mercyful Fate, io li adoro. Questo qua è molto. Non è bello come Don't Break the 8, ma è sempre. Anche no, questo, nessun pezzo da buttare. È una cosa, Black Funeral, Satan's Fall, Evil, Curse of the Pharaohs, at the Sound of Demon's Bell, Into the Coven. Il pezzo Belissa. Into the Cover, Melissa, sì, tutti. Cioè, uno atmosfera sulfure, cioè, bello, non bello. So per quale motivo c'è la versione americana della Megaforce, boh, all'epoca, chissà, si trovava solo quella. Qua siamo in disaccordo. Sì, perché non è un disco che, cioè, mi piace, non è che non mi piace, però ha fatto dischi nettamente superiori. Sì, anche secondo me ha fatto dei gran dischi dopo che il secondo, secondo me, forse mi piace di più. Però... cazzarola, cioè Blizzard of Oz, spacca. Cioè per me tipo The Ultimate Sin, no. Knowledge for the Wicked e No More Tears sono superiori a questo. No. Ascolta, sono i miei gusti. Che, cioè, I gusti, dice il gatto leccandosi il culo, no? Come diciamo qua dalle nostre parti. No, che dopo tu dici come te, diciamo i nostri gusti, poi mi viene a fare come esatto, tu. Esatto, Perché? Perché? Allora, Mr. Crowley, I Don't Know, Crazy Train... Still Away the Night, quello è bello, Revelation sì. Mother Heart, cazzo c'è D, Suicide Solution, cioè è qua D o su coso? D, è qua, sì. Suicide Solution, cioè ecco forse non Bob Movies è quello che non mi piace di più, però è un gran disco di debutto secondo me. Qua siamo d'accordo. All Killers No Fillers. C'è un disco che inizia con Big Guns, Sweet Little Sister e Can't Stand the Heartache, ha già vinto. Sì, sì. Disco fantastico, cioè, e a dir poco esaltante. Io li vidi di spalla ai Motley Crue quando suonarono a Milano e rimasi wow, cazzarola che band. Cioè, grande debutto, anche se Sleep to the Grind è un gran disco. Cioè. Sì, però sto qua è superiore per me. Sleep to the Grind In the Darkness Room che non mi piace. Qua pure I Remember You è un pezzo simpatico alla fine. Poi abbiamo Testament, Legacy. Allora, erano dei bambini. Erano dei bambini, cazzo, Testament. Erano veramente erano le boy band di... Beh, non so, no. Beh, erano i moto dei culo le boy band. Non sì, ma anche loro, le boy band. Dai, comunque, anche New Order è... New Order è molto superiore. No, meglio questo di Practice What You Preach. Sì, no, ma stavo dicendo dei dischi che ha fatto i primi tre dischi, spaccano. Io The Legacy sono molto legato. The Legacy. Esatto, perché... perché si chiama The Legacy. Quando venirono fuori, insomma, era un gruppo... disco registrato veramente da bestie, come lo tutti i beh, anche The New Order è registrato da bestie. Però The New Order è... Over the Wall, Curse of the Legends of Death, Raging Waters, poi cos'altro c'è... Apocalyptic City, sì, Ronin the Dark, Do or Die, sì, esatto, Burn Offering, The Haunting, First Strike is Deadly. Sfighi. E quest'estate, quando li ho visti, hanno chiuso con Apocalypse City, sono stato contentissimo. È Wasp.
Primo disco, io adoro anche The Last Command, però I Wanna Be Somebody, Love Machine, School Days, The Flame, Tormento. Forse Bad non mi fa impazzire, The Torture Never Stops, anche Sleeping in the Fire, Hellion on Your Knees, grande disco. Questo forse questo è il disco che mi piace di più di tutti questi, forse. Non lo so, a me piacciono tutti. Non è la classifica. Tutti. Sabato sera a casa mia. Tutti. Ok, ci vediamo fra qualche secondo. Sì, per noi ci vediamo da qualche minuto, però per loro no, qualche secondo. Esatto, subito, immediatamente. Eccoci tornati. Aspetta, magari non ci si sente neanche la... Eccoci tornati. Esatto, perché devi aspettare un secondo. Ah, uno. Perché? Perché sì. E adesso facciamo la seconda trash, la roba un po' più melodica. Sì, tra virgolette. Dai, quindi... Autograph Signing Please non è il migliore, ma c'è cioè, Turn Up The Radio, Send Her To Me, 19 and Non-Stop. 19 and Non-Stop. Aspetta, poi quell'altro c'è Thrill of Love, bellissima, All I'm Gonna Take, Depend, cioè, vabbè, non è il migliore, ma è un grande butto, solo per Turn Up The Radio, o no? Sì. Poi ha pure autografato il nostro. A differenza del debutto dei The Babies e dei Journey, il debutto dei Mr. Big, che dei Mr. Big, che unisce tutte e due le scuole, diciamo. Bellissimo. Best of One I Got, Is a Four Letter Word, Possession, cosa come Signor Smile, Ghost in Your Heart, mi piace, Forget Me Not. Sì, cioè un disco fantastico. Quando uscì questo disco qua, e passava il video su Video Music. Di cosa? Di Forget Me Not. Wow, che figata! Tra l'altro Jonathan Keane è un suo di sera strafico. Sì, bellissimo disco. Tra l'altro c'è appunto anche Dean Castronovo, che dopo andrà a far parte dei giorni. Un disco, secondo me, fantastico e sicuramente superiore a Backlash. Ma anche Backlash è tanto bello. Però insomma, il primo dei Bad English, se vi piace l'hard rock melodico, è da avere. Io qua avevo qualche riserva, perché... Però insomma, per arrivare a 30, vabbè, no, ci avrei messo forse qualcos'altro, non lo so. Però è un disco fantastico, ne abbiamo parlato un miliardo di volte. Ci dobbiamo pagare i diritti, sti qua, perché continuano a parlare di loro, no? Sì, esatto, ma se lo meritano. Quindi, i soliti pezzi, figo, l'avrete già tutti ascoltato, perché praticamente lo vedete in ogni video. Sì, perché tu cioè, devi prenderti i soldi dei China. Io sono un fan dei China, una delle mie band preferite, li supporterò sempre. Io sono un fan. Esatto. E comunque grande disco. Altro disco strafigo, stratosferico. Sì, bellissimo. Però sai che ascoltandolo mi piace di più il secondo. Però di pochissimo mi piace di più. Più che altro nel secondo sono più belli gli arrangiamenti dei pezzi, mi piacciono. Però c'è Last of the Runaways, bellissimo, Innocent Days, Anna Believer, I See You in My Dreams, sono i tre pezzi più belli. Assolutamente, cioè, però all'inizio di I'm a Believer, quando inizia con la chitarra, sì. Beh, allora era anche coso, Innocent Days, c'è un disco bellissimo. Veramente, mi piace l'hard rock melodico. OAR in genere è un disco veramente figo. Dan Huff è un chitarrista strafigo. Sì. Allora, il gruppo che nasce dalle ceneri dei Giuffria, che a loro volta erano nati dalle ceneri dei Angel. Però degli Angel, vabbè, è rimasto solo Greg Giuffria. Solo che tra Giuffria e House of Lords un po' di membri sono scappati. Sì, un po' un casino. Chuck Wright, c'è il suo primo di House of Lords. C'è il suo primo di Giuffria. Però non c'è però nel secondo c'è David Sykes. Lenny Cordola. Silke Steel. E invece sul primo c'è Craig Gold. Ken Mary doveva esserci sul terzo di Giuffria. Esatto, quindi... House of Lords il primo. E questo è da gennaio che è il mio disco preferito, però quel disco che ascolto di volentieri in tutti gli ambiti. Pleasure Palace, Age of Your Life, Jealous Heart è il pezzo più bello, e anche Hearts of the World, quei due lì sono più belli. Però anche Sahara è bellissimo. Un disco fantastico, cioè poi questa roba marmoria, cioè, ma poi con questa specie di cielo è anni 80issimo qua dietro, questo look è bellissimo. Fantastico. Poi io sono affezionato anche perché James Christian ci ho lavorato, e quindi
è un disco veramente figo, ha sì. suonato bene, pezzi fantastici. E lo ripeto, è il mio disco preferito da gennaio. Ok, quando uscì il primo dei Mr. Big era wow, anche sì. Questo è già meno AOR, già più rock, però comunque i core è abbastanza meno. Però sono dei pezzi tipo, è più AOR rispetto agli altri. Anything for you. Anything, ma how can you do what you do, sì. o Big Love, sì, Well sì, Enough. Sì. Che sono i pezzi sicuramente più melodici, poi vediamo un pezzo come... Addicted to the Trash, Wind Me Up, Merciless, bellissimo. Take a Walk, Rock sì. and Roll Over. Cioè, ma bello Rock and Roll Over. Che voglia, cioè, Blame It on My Youth. Tutto bello. Disco figo. E, super band, cioè abbiamo un po' il Gilbert, che reduce dei Racer X, Billy Sheehan insoddisfatto di quello che andava a fare David Lee Roth a livello di musica. Eric Martin, carriera solista, e Pattorpida in pellitteri. In pellitteri, ma Robert Plant e tantissimi. Coso anche, Glenn Nugent, no, con chi so, no, con Ted Nugent. Ted Nugent, sì, esatto. Comunque, gran disco di Mr. Big. Gran disco. Confondo sempre, non so per quale motivo, Pattorpida con Eric Singer che c'è su Seventh Star dei Black Sabbath. Esatto. Il debutto degli Slaughter. Sto guardando i miei dischi preferiti di sempre. Eye to Eye, Burning Bridges, Up All Night, Spend My Life. Fly to the Angels, un gran pezzo. Sì, ma anche i pezzi un po' più oscuri, You Are the One, Loaded Gun. Loaded sì. Gun spacca, cazzo. Gave Me Your Heart, Desperately. Cioè, questo disco qua è troppo epico, bellissimo. Fantastico, altro grande... grande disco. Esatto. Come gran disco, secondo me, è il primo di Toto. Io mi piacciono i Toto, non è che sia un gruppo dei miei preferiti, e preferisco il periodo Seventh Sign, quello lì, quindi non l'avrei messo. Seventh Sign, Seventh One. Seventh One, Seventh Sign e Malmsteen. Sempre passare a Malmsteen. Oh. E comunque, I Supply the Love, cosa, All the Line. All the Line, quello è bello. Ma anche pezzi come Giorgi Porgi, cavolo. È bello. Sì, sì, perché poi... potrei prendere l'altra copia e poi che cavolo c'è di figo, cazzo, vabbè. Angela è bella, un gran pezzo. Angela è bella. E poi senza occhiali non ci vedo. Rainmaker, Girl Goodbye. Girl Goodbye, cazzo, vabbè. Cioè, fantastico, futuristica, i suoni tastieri. Futurama. Futurama, esatto. Poi abbiamo, incredibilmente... l'unico CD. Unico CD. Che abbiamo già parlato, Unruly Child, il primo, bellissimo, anche questo è uno dei miei dischi preferiti. Okay. Il primo degli Unruly Child è veramente un disco da avere. Sì. È un disco che purtroppo si trova... è difficilmente. Difficile da trovare, il vinile è a dir poco proibitivo da comprare. 300 euro. E pure il... Il CD è a 50-40. Sì. Anche il CD è andato a quotazioni allucinanti. On the Rise, Take Me Down Nasty. E poi non so per quale motivo che cantano Rock Me Down Nasty. Era il demo che si chiamava Rock Me Down Nasty. Ma anche sul live. Facciamo la versione del demo. Ah. E vabbè, Who Cries Now, cosa, when Love Is Gone. Anche il lento è bello. To Be Your Everything, anche Easy It Over mi piace un casino. Sì. Tutte. Lay Down Your Arms, Tunnel of Love. Bellissimo. Fantastico. E poi anche quello di Signal, l'unico disco che ha fatto da... Beh, però insomma... Sì, ma è più bello. Questa, sì. Winger! Non è il più bello, però è epico. È Madden, poi, non so per quale motivo lo chiamano Winger, anche se che ne si vede Sahara. Doveva chiamarsi Sahara. Sì, ma c'è scritto Sahara qua, Attenzione. Attenzione. Ma secondo, c'è il riflesso. Secondo me, sai cosa? E volevo chiamare Sahara, no? Perché quando ho iniziato a scrivere il disco ho detto dai, facciamo qualche scala un po' arabeggiante e lo chiamiamo Sahara. Solo che alla fine le scale arabeggianti non si sentono e la casa discografica ha detto oh ragazzi, qua non si sente un po', non sento atmosfera da Sahara. E invece quello di Amazon c'è American Babylon. Sì, e anche la parte di Shoot con la scala minore armonica. E aspetta, quindi la casa discografica ha detto non potete chiamarlo Sahara, e Keith Winger fa... ma scusami, ma c'è già la copertina. Chi se ne frega? Esatto. Sarà andata bellissima. Ma perché dobbiamo fare così? Perché desia. Esatto. Quindi, gran disco. Madeline, Hungry, 17, Without the Night. La cover di Purple Haze, che è meglio dell'originale. Ah, che cazzo stai a dire? Sì, Hanging On. Edel for Heartbreak, Poison Angel. Time to Surrender, bellissimo. Bellissimo. Sento per la gente. E arriviamo in un batter d'occhio. Però che batto gli occhi. Batter d'occhio. Ecco il batter d'occhio.
ecco nel batter d'occhio di prima. Bene. Andiamo all'ultima tranche, che c'è più hard rock. Vabbè, anche no. Vabbè, dai, l'ultima tranche. L'ultima tranche. Disco di debutto. Gran disco. Badlands. 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 È un disco fantastico. Jake Lee esce da Ozzy e fa un disco strafigo, anche sebbene anche Voodoo Highway è un disco da... Sì, ma questo è più bello. Questo è sicuramente uno dei dischi più fighi. Highwire, Dreams in the Dark, Winter's Call, Hard Driver, Devil Stomp. Rumbling Train. Ah, pensavo che anche tu dicessi qualcosa. Ah, Rumbling Train e Hard Driver, li stai dicendo te? Hard Driver, gran disco. Tra l'altro Eric Singer nella prima formazione, che dopo sarà sostituito da Jeff Martin, The Racer X, e il grande Ray Gillen, che è morto, che fece il tour dei Black Sabbath di Seven Star. Esiste anche una versione di Seven Star cantata, mi sa, da Ray Gillen, forse no, forse, scusami, di coso? Di Eternal Idol, cantato da Rick Singer. Da Rick Singer? Da Rick Singer, sì. Questo è un grandissimo disco, Bullet Boys. Bullet Boys. Bullet Boys, secondo me, è veramente... Allora, lasciamo perdere che è influenzato dai Van Halen. Tutti sono influenzati dai Van Halen. Sì, quasi tutti, infatti, del rock americano. Sono influenzati dai Van Halen, ma un disco veramente figo. Hard as Rock. Cioè, tutti i pezzi, questi qua, cioè, non butti via nulla. Sì, Hard as Rock. È come il maiale, sì. No? Sono dischi che non puoi buttare via nulla, manco le orecchie. Smooth Opinion, Shoot the Preacher Down. Porca troia, Kissing Kitty. Cosa è Old by Joe? Old to Joe. Old to Joe, fa diegis nona. Sì, poi c'è anche quella... Crank Me Up. Crank Me Up, aspetta, come si chiama? Badlands. Oddio. Hello My Ears. Shoot Your Preacher Down. Quella lì è fantastica. Shoot the Preacher Down. Sì, se non ce l'avete, pigliatevelo più volte. Guarda, esatto. Altro che i Rolling Stones. Grandisco, tra l'altro il team di produzione di Templeman e Jeff Ed. Sì. Poi chi l'ha collaborato con Ted Templeman? Dave Kaplan e Andrew Ferro. Ah, vabbè. Comunque, stessa produzione di Van Halen. Warner Brothers, come Warner Brothers fu questo, il primo dei Damn Yankees. Coming of Age, By the Reputation, Runaway, anche Eigen Huff è bella, il pezzo Damn Yankees, Pile Driver, Rock City. Sì, veramente. Tell me how you want it. Runaway, Bad Reputation, sì. Coming of Age, cioè. Tutte belle. Disco veramente storico. Per me, Mario Mordi di nuovo, che cazzo c'è tra i Demi Hanks, che è un grande debutto. E perché ascolta hard rock, melodico, no. Non ci sono storie. Altra super band, tra l'altro. Sì. Ted Nugent, esatto, cioè Jack Blaze, The Night Rangers, degli Styx e Michael Cartellone, che comunque ha suonato anche il disco che abbiamo preso in mente degli Asset Predator, ci sta Michael Cartellone. Ah, sì. Ancora invece con Lynyrd Skynyrd. Ah, è andata bene, insomma, adesso. Esatto, comunque se ci sono ancora Lynyrd Skynyrd, comunque grand disco. Ok. E la Van Halen Family, cioè, troneggia sempre. Perché... No, questo non l'avrei messo. No, secondo me dovremmo usare la filosofia. Sono dischi come il maiale, sai, che se tu macelli il maiale, no? A parte per i vegani, ma tu non butti via nulla, capito? Mangi i nervetti, le ossa. Cioè, no, dico che per me non è un disco da me, cioè, a me non fa impazzire, cioè, non è che non mi fa schifo. Avenue Revolution, Soap on the Road, My Kind of Girl, coso, Sexy Little Thing, poi Learn to Fall, My Kind of Girl, Featuring the Past, poi c'è quella Beaten by the Wolf che c'è solo sul vinile. Oh yeah, gran disco. Super band con Sammy Hagar, Joe Satriani. No! Satrianello. E Michael Anthony e Chad Smith. Comunque un gran disco. Qua non siamo dovuti mai essere in accordo per tutto. Infatti. Qua però siamo d'accordo. Quando sono caffi. Dai. Alla fine è il primo disco di Ne abbiamo parlato in che puntata?
e i nostri dischi preferiti, no? Chitarristi preferiti anche. Chitarristi preferiti, sì, esatto. Ace è multitasking. Beh, solo per Fractured Mirror il disco è bello. Ace è multitasking, cioè è figo ovunque. Come Ted. Sì, esatto, comunque Repeat Out, Speeding Back to My Ozone. Ozone, What's on Your Mind. Snowblind. Vabbè, la cover di New York. I'm in Need of Love, Wiped Out e Fractured Mirror. Fractured Mirror è il più bel pezzo del 78. Allora, signori... Ma no, aspetta, è uno dei più bei pezzi del 78. Allora, attenzione, signori, perché questo disco, se suonate la chitarra, se amate l'hard rock, non potete non averlo. Odiate i Kiss, questo qua è il disco col logo Kiss che dovete avere, assolutamente, perché... Ace è Ace. No, chi è che odia i Kiss? Aspetta. Vabbè, c'è qualcuno che chi è che odia i Kiss? Come fai ad odiare i Kiss? Vabbè, Cioè, capisco odiare Gene Simmons, quello l'odio anch'io. È il mio gruppo preferito, però i Kiss no. Jumping Gene Simmons. Allora. Vabbè. I Dokken fanno un debut album. Scarsetto. Lynch Mob come primo. Ma non la casa tutti. Ma... Guarda quel gatto che sta facendo. Fermo. Non azzandarti a dar sopra Ace. Prendila. Ah, sta qua il gatto. Esatto. Beh, è un disco che inizia con Wicked Sensation, River Alone, Sister Mercy ha già vinto. Sì, ma She's So Evil But She's Mine, bellissimo. Devil's Child, come Devil's Child? Hell's Child, All I Want, Death of the Dogs, Boia Cane, Street Fighting Man. Sì, cioè... grandioso. È un disco veramente figo. Si porta dietro Mick Brown dei Dokken e fa un gran disco. Alla fine i membri che mi piacciono di più. Come nel caso di Merciful Fate, esce un primo mini LP, qua il primo vero LP, long playing, diciamo, è Out of the Cellar, bellissimo. Anche questo. I Wanted a Man, You Are in Trouble, Round and Round in Your Direction. Lack of Communication. Bellissima, Back for More. Sins of the Crime. Cosa? I'm insane. The Morning After. Disco veramente figo, figo, figo. L'unico pezzo che non mi... She Wants Money, insomma. Beh, insomma, comunque... È un po' stupidotto, però vabbè. Però è buono. Sì, diciamo, sì, è vero. Cioè, è in conforto agli altri, intendo te. Esatto. Ok, sarò ripetitivo, però cioè, per me uno dei più bei dischi di debutto della storia è Hit and Smile. Sebbene anche qua fece il mini LP Crazy from the Heat, però il primo disco... Long Playing, anche in questo long caso. Long Playing, quella mezz'ora, però vabbè. Vabbè, sì, esatto. È disco fantastico, sebbene sono delle cover, ma riarrangiate in maniera strafiga. Sì. Elephant Gun, Going Crazy, Yankee Rose, Shy Boy, che comunque è una, sì. È una cover anche quella. Bump and Grind, bellissima. Esatto, Big Trouble, cavolo. Cioè, Lady Snack in Buffalo, la cover di Tobacco Road. Perché il gatto mi punta con la gamba? Sì. Che glielo? Vedi, guarda, attenzione, guarda la gamba dietro. Sì, sì, ho visto, però, ma la muove, solo che non lo vedo. Esatto. Altro grande disco di debutto. Non è il migliore, però è un gran disco. Pronto, anche qua, un gran disco di debutto, Mechanical Resonance dei Tesla. Mother dei Cowboy è fantastica, anche Little Susie. Ma Is Come Is Go. E cosa? È Camminata Live. Bedroom Eyes. Come cavolo, Getting Better, scusami, Too Late for Love, Rock Me to the Top, bellissimo. Tra l'altro il team che produce anche Metallica, Michael Barbiero e che l'altro, come cavolo diavolo si chiama, Michael Thompson, Thompson e Barbiero, Bruno Barbieri? No, Bruno Barbieri. Michael Thompson e Michael Barbieri. Tutti dei Michael. Deciso il loro obiettivo era fare il disco rock dell'anno. È nell'86, sì. Questo disco qua. Uscì Mechanical Resonance, veramente comunque un disco strafigo. Anche The Great Radio Controversy è superiore a questo. Ma non lo so, però. E per ordine alfabetico arriviamo a quello che sicuramente per me e per molti è il più bel disco di debutto di sempre, il primo disco di Van Halen, che dire, questo è un disco che presenta la perfezione nella sua imperfezione. Non è perfetto, no, per i gusti. No, presenta la perfezione nella sua imperfezione. Le imperfezioni sono per me tre pezzi. Cioè, a me You Really Got Me non è mai piaciuta. Vabbè,
insomma. Little Dreamer non mi, cioè, mi piace, però non mi convince. Cioè, del tutto, è anche in Talking About Love. Non mi. No, allora, perché sono i pezzi che, diciamo. Sì, però proprio schiaffano ogni volta. Accendi Virgin Radio e in Talking About Love e Panama. Infatti, no, vabbè, no, no, Panama spacca, però lo sentiamo. Radio Marilu. Sì, ma è sempre quelle che fa sentire. Why Can This Be? Però dico, Panama continua ad ascoltarla, continua a piacere. Però attenzione. Running with the Devil. E quello, no, lì, il disco è a posto. Eruption. Vabbè, You Really Got Me. In Talking About Love, I'm the One. I'm the, bellissima. James Crane. James Crane. Atomic Punk di Mazinga Z. Pugno atomico. No, ma è grande Mazinga, pugno atomico. Atomic Punk, Feel Your Love Tonight, Little Dreamer, Ice Cream Man. Vabbè, On Fire, bellissimo. Cioè, che cazzarola. Cioè, Eddie al top, tutti al top, tutti al top. E il suono di Van Halen è Alex Van Halen. Sì, e il suono di, sì, di Basis alla fine è Alex. Alex. È lui che fa Alex Van Halen. Alex Van Halen. Senza nulla togliere a Eddie, però è Alex. È Alex il punto principale. Alex. Tra l'altro, Eddie lui voleva proprio così. Il suono del disco di Van Halen deve partire dalla batteria di Alex. Infatti, Alex, one, two, se Alex. Two, three, lì è già un suono. Cioè, è giusto che Eddie si prenda i meriti. Però alla fine. Però il problema è che c'è. Oltre a, ok, non sarà mai sentito un suono di chitarra così prima, ma i suoni di batteria di sto disco, non la registrazione, è proprio il tipo di suono, si era mai sentito un suono così di batteria. Beh, per non dire quello di chitarra, cioè. Sì, sì, no, ma dico, no, ma dico che tutti parlano di quello di chitarra, ma nessuno parla della batteria. Perché ovviamente Eddie era, cioè, cazzo, un alieno, ma suo fratello era... Non ancora di più suo fratello, non era da meno. Non era da meno. Però alla fine quello che inizia il disco è Michael Anthony. Esatto, quello che conta di meno di tutti. Sì, quello che sarebbe bistrattato, che inizia il basso il suo disco. Quindi in realtà inizia con i clacson, però vabbè, inizia il basso. Sì, esatto. E questi sono i nostri dischi preferiti di debutto. Di debutto. Scriveteci qua sotto i vostri dischi di debutto preferiti o cosa abbiamo dimenticato. Vai via, gatto. Iscrivetevi al canale, dai, diciamo le robe che lo faccio io. Allora, iscrivetevi al canale e attivate qui sotto la campanellina, ding ding. Ecco. Sì, e lasciate un like. Non sappiamo mettere quelle sopra il pezzo. E niente, pure il rumorino sotto che fa veramente ridere. Eppure, cioè, sono quelli. Se volete, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, baby, lasciate un bel mi piace e un bel commento. Perché? Perché di no? No, perché di no? Comunque vi salutiamo e alla prossima. Vedi, al posto di dire attivate la campanellina, dite stay metal, che sono le cose che contano.